Bentornati. Che voi siate delle rock star che riempiono gli stadi di tutto il mondo o che semplicemente siate uno youtuber che pubblica la propria ricetta della carbonara facendo poche decine di visualizzazioni, questa cosa a qualcuno dà fastidio. Queste persone, infastidite dal vostro successo o anche semplicemente dal fatto che esistete, si dividono fondamentalmente in tre categorie. La prima sono gli haters, ovvero sia quelle persone che trincerandosi dietro l'anonimato o semplicemente convinti che nel buio della propria stanza si possa dire e fare qualunque cosa, tendono ad insultarti e lo fanno dicendo cose che non ti direbbero mai di persona, ma soprattutto dicendotele in una maniera che non userebbero mai se ti vedessero a quattro occhi. E quindi ti danno dell'incompetente, ti insultano, e se nella carbonara invece il guanciale ci mette la pancetta, probabilmente tua madre esercita professione millenaria. Però generalmente gli haters non arrivano mai a contatto fisico con la persona, si limitano a insultarla. Un passo invece molto più progredito e pericoloso degli haters sono gli stalkers, cioè quelle persone che invece accorciano la distanza fisica che c'è tra te e loro, ti spiano, ti seguono e spesso ti tormentano. Non per niente in Italia abbiamo introdotto da poco tempo il reato di stalking, appositamente per fare in modo che queste figure diventino meno invadenti e invasive possibile. Ma quando questa invadenza e questa invasione della tua privacy e della tua vita privata sembra non conoscere limite, gli stalker si trasformano in qualcosa di decisamente peggiore. La cosa buffa è che mentre gli haters, fondamentalmente lo dice la parola stessa, ti odiano e quindi detestano quello che sei, soprattutto quello che fai e quello che dici, gli stalkers quasi sempre sono dei tuoi fan, ossessionati dal tuo successo, piccolo o grande che sia, e che arrivano a renderti la vita difficile. A volte però gli stalkers superano quel grado di separazione che non dovrebbe mai mancare fra un personaggio pubblico e i suoi fan. Ecco quindi che diventano aggressivi e addirittura possono arrivare a uccidere il proprio idolo. Oggi parliamo di questo, dei cantanti pop e rock uccisi dai propri fans. Vi devo però fare una premessa molto molto importante: non farò mai il nome degli uccisori. E questo perché, benché ritenga che queste persone siano più da compatire che da condannare, dato che nella maggior parte dei casi sono ovviamente persone con grossi, grossi problemi psichiatrici, in certi casi, e comunque il problema psichiatrico non esclude questa cosa, in certi casi, dicevo, sono persone che andavano palesemente e dichiaratamente in cerca di una certa notorietà e sono arrivati addirittura a uccidere il proprio idolo solo per notorietà, solo per avere 5 minuti di fama. Ed è per questo che ritengo che la pena peggiore per queste persone, quando non sono già morte, sia l'oblio. Il primo caso che vi racconto oggi è quello di Christina Grimmi, una cantante nata, diciamo così, proprio su YouTube, che su YouTube ha cominciato a pubblicare le proprie prime canzoni e su YouTube ha cominciato a crescere la propria fanbase. Ma purtroppo, quando crei una fanbase, è probabile che all'interno della stessa, fra tante tante persone che semplicemente si limitano a usufruire e a godere la tua musica, è probabile anche che ci sia qualche soggetto decisamente pericoloso e squilibrato. E questo è il caso dell'assassino di Christina Grimmi, di cui, come ho detto, non farò il nome, che ha 27 anni e per lungo tempo tormenta Christina con atti tipici dello stalkeraggio. La perseguita, la segue. Nel giugno del 2016 Christina deve tenere un concerto a Orlando, in Florida. Piccolo inciso, stessa città in cui stava andando Randy Rhoads per un concerto prima di morire. Qui a Orlando, mentre Christina sta firmando degli autografi per i suoi fans, lo stalker in questione le spara 3 colpi uccidendola sul colpo. Dopo aver fatto quest'atto così vile, lo stalker compie il secondo atto più vile che si può fare in un caso del genere, cioè rivolge l'arma verso se stesso e si uccide. Christina viene immediatamente trasportata in ospedale, ma per lei non c'è più niente da fare. Muore quindi il 10 giugno del 2016 a soli 24 anni. Altra cantante, Selena Quintanilla Perez, più nota solo come Selena, una cantante di enorme successo, una cantante statunitense di chiare origini sudamericane, che raggiunge un successo enorme, pensate, vende più di 60 milioni di dischi cantando in una lingua che è la propria lingua d'origine, ma che non è la propria lingua madre, dato che lei è nata e cresciuta negli Stati Uniti. Nel 1989 firma un contratto con la Capitol EMI, quindi una grossa casa discografica, e arriva a un enorme successo col singolo Amor Proibido e con la pubblicazione di un album nel 1994, che ha un successo enorme,
arriva primo in classifica, scalzando dalla prima posizione una cantante famosissima come Gloria Estefan. Anche qui però c'è un rapporto complicato con la propria fanbase, addirittura con la presidentessa del proprio fan club, che anche qui non nominerò, e che però in questo caso, al contrario di quello di Christina Grimmi, non ha un problema di stalkeraggio nei confronti di Selena. Essendo però la presidentessa del suo fan club, riesce ad appropriarsi, indebitamente ovviamente, di una serie di fondi. Selena scopre la manco e la fronteggia per chiedere le spiegazioni. Le due si incontrano. Durante l'incontro gli animi si scaldano, la sua assalitrice tira fuori una pistola, Selena scappa via, ma viene colpita alla schiena da un proiettile. Riesce nonostante questo a scappare, a fuggire dal posto in cui si erano incontrate, ma morirà in ospedale poco dopo. Poco dopo il suo omicidio, il suo album Dreaming of You raggiunge un successo incredibile, arrivando al primo posto della classifica di Billboard, primo caso di un album cantato in spagnolo a riuscirci. Le viene conferito anche un Grammy postumo, mentre la responsabile del suo omicidio viene condannata all'ergastolo. Selena aveva 23 anni. Altro caso, quello di Dimebag Darrell, chitarrista dei Pantera, una band che negli anni 80 e 90 raggiunge un grande successo internazionale e ha una grande influenza nell'heavy metal di quegli anni. Dopo lo scioglimento della band, Dimebag Darrell si dedica ad altri progetti e anche in questo caso la follia di un fan affetto da schizofrenia e che era convinto che Dimebag Darrell gli avesse rubato delle canzoni si mette in mezzo e Dimebag viene ucciso con 5 colpi di pistola, 2 dei quali alla testa. Nel corso della stessa sparatoria il suo assalitore uccide altre 3 persone. Una delle 3 viene uccisa mentre cerca inutilmente di rianimare Dimebag Darrell. La sparatoria si conclude con l'intervento di un poliziotto che uccide l'assalitore. 5 persone cadono quindi quella giornata, l'assalitore, Dimebag Darrell e 3 persone che si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Dimebag Darrell viene considerato ancora oggi un chitarrista molto influente nella storia dell'heavy metal. Al suo funerale Eddie Van Halen, del quale Dimebag era un grande fan, regalerà, diciamo così, una delle sue chitarre storiche a Dimebag e la chitarra verrà chiusa nella bara con lui. Aveva 38 anni. E ovviamente parlando di rockstar uccise dei propri fan, non potevamo non chiudere se non con la più importante, sicuramente con la più famosa di tutte, John Lennon. John Lennon viene ucciso da un suo fan 25enne, affetto da una lunga serie di malattie mentali, che nel pomeriggio del giorno in cui lo uccide lo aspetta fuori dalla sua casa, gli chiede un autografo, John Lennon gli fa l'autografo e c'è una foto famosa che immortalerà John Lennon mentre firma l'autografo a quello che poche ore dopo sarà il suo assassino. Il suo assalitore lo aspetta per altre 4 ore sotto casa e quando John rientra gli spara 4 colpi di pistola che porranno fine alla vita di John Lennon. Nel corso della sua lunga detenzione e ancora oggi in prigione dopo 40 anni, il suo assalitore attraverserà diverse fasi, concederà, diciamo così, numerose interviste e dirà in maniera abbastanza chiara che lui sentiva una nullità e che l'unico modo che aveva per raggiungere una certa notorietà era uccidere l'uomo più famoso del mondo, John Lennon, che viene ucciso a 40 anni. Concludendo questa triste storia, è evidente che alcune persone hanno problemi psicologici e in molti casi psichiatrici molto molto seri e quindi forse queste persone sarebbero più da aiutare e da compatire che non da condannare, ma purtroppo il giustizialista che è in me non può fare a meno di pensare che queste persone hanno interrotto la vita di altre persone che erano veramente nel fiore degli anni e nel pieno della propria attività artistica. Magari qualcuno non era ancora arrivato all'apice di quello che avrebbe potuto fare e non ha fatto neanche in tempo ad arrivare al pieno della propria potenzialità artistica, come per esempio nel caso di Christina Grimmi e di Selena. Ci vediamo domani, se ne avrete voglia.